Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. È da un po' che ce l'avevo in programma questo video, ma ho sempre aspettato di farlo, quindi ve lo beccate dalla Germania, quindi non con il mio solito sfondo. In questo video, per l'appunto, andremo a parlare di farmaci in viaggio. Ci tengo a precisare che questo è un video puramente informativo, non sono un medico, quindi non andrò a consigliarvi un farmaco rispetto ad un altro. È una cosa molto 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 soggettiva, i farmaci che prendete o che vi fanno bene o che non vi fanno bene, quindi è soltanto un video informativo. Prima di partire con quello che mi sono portata dietro e con quello che nel caso vi consiglio, sui tipi di farmaci che vi consiglio di portarvi in viaggio, vi faccio vedere come io ho confezionato, tra virgolette, le mie pillole, quelle che in realtà prendo tutti i giorni, quindi mi serve una bella scorta per i mesi che dovrò affrontare, quindi, e poi comunque sia una cosa che si ripete per tutte le varie medicine, i vari farmaci che mi sono portata dietro. Allora, io vi faccio vedere, queste qui sono praticamente 9 confezioni messe semplicemente con un elastico, tenute insieme con un elastico. Ho semplicemente tolto tutte le scatole perché è una cosa che mi permette di risparmiare molto molto spazio. Le tengo insieme, ti tengo insieme tutti i blister con un elastico e per sicurezza mi porto dietro il foglietto illustrativo, uno solo per tutte le confezioni che ho, per tutti i blister che ho, in modo tale che nel caso posso andarlo a consultare se mai dovesse servirmi. Quindi andando a quello che è il succo, la parte centrale di questo video, oltre ai farmaci che usate abitualmente, quindi se avete dei farmaci che usate per delle patologie specifiche abitualmente, che comunque non rientrano in questa lista che vi sto facendo ora, oltre a quelli, quello che vi consiglio io è di portarvi dietro dei farmaci generici a largo spettro, quindi che possano andare bene per vari sintomi. È il caso appunto degli antipiretici, che possono essere l'aspirina o la tachipirina o altro, che possono andare bene per febbre, infiammazioni o dolori, quindi vi coprono comunque una vasta gamma di sintomi. Poi necessario potrebbe essere un antidolorifico, che può essere un Oki o un Brufen, che possono andare bene anche per il semplice mal di testa o anche un Moment. Una cosa che io in realtà non mi porto via sono i farmaci per la nausea, tipo il Plasil, e anche gli antidiarroici, che può essere l'Imodium, quindi farmaci per disturbi gastrointestinali generalmente. In questo momento non sono in un paese, tra virgolette, a rischio, per quanto mi sia capitato di avere un po' di problemi di stomaco, ma nel caso potrei comprare qua. Però se andate in qualche paese un pochino più rischioso, magari soprattutto con acqua magari non sicura, sarebbe il caso di portarseli dietro. Della categoria in realtà fanno parte anche magari i fermenti lattici come enterogermina o cose simili che appunto vi danno una mano nel caso appunto di disturbi gastrointestinali. Se nel vostro programma c'è mare o comunque una meta piuttosto soleggiata, non deve mancare la protezione solare e magari anche un ottimo doposole. Mentre se prevedete di fare qualcosa di un pochino più estremo e un pochino più sportivo, quello che vi consiglio io è di portarvi dietro un buon antinfiammatorio, che possono essere i vari Voltaren, Lasonil o addirittura una crema all'arnica che è un pochino più naturale. Per i disturbi del sonno, questo sì che me lo porto dietro sempre, anche se non ho ore di fuso orario, mi porto dietro la melatonina, che è molto utile, l'ho trovata davvero molto utile, soprattutto quando sono stata in Australia e anche al ritorno per combattere il jet lag. Poi, passando a cose che in realtà in questo momento io non mi porto dietro di nuovo, non ho problemi di acidità di stomaco, quindi non mi porto dietro l'antiacido, non ho mai avuto problemi per il momento, quindi cose tipo il Malox non me lo porto dietro perché non sento di averne bisogno. Non mi porto dietro, anche se forse sarebbe il caso, un antibiotico a largo spettro, stile Augmentin, tanto per capirci. Anche in questo caso sono in Germania, non ho nessun problema nel caso ad andare dal medico, visto che ho anche l'assicurazione sanitaria, ma appunto se dovessi andare in paesi un pochino più a rischio sarebbe il caso di portarmelo dietro. E per quanto riguarda il mio caso non mi porto dietro nessun antistaminico perché non ho allergie, almeno non che io sappia, e quindi non mi servono.
Arrivando poi verso la fine del video, vi dico anche che io generalmente mi porto dietro un mini kit che di sopravvivenza, lo chiamo io, che consiste in termometro, disinfettante, un po' di cotone e vari tipi di cerotti, tra cui appunto i cerotti tradizionali, ma anche quelli per le vesciche ai piedi. In questo caso, essendo in Germania, facendo un lavoro sempre in piedi, sempre con le scarpe, mi sono molto utili, anche se in realtà non ho grossi problemi, però nel caso è sempre meglio averli. Spero che questo video informativo vi sia stato utile, spero che vogliate lasciarmi un bel like. Se avete qualche precisazione da fare o magari mi sono dimenticata qualcosa, lasciate un commento qui sotto. Sempre qui sotto, ma in descrizione, trovate link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure. A me non resta che darvi appuntamento la prossima settimana con un nuovo video e dirvi Have a nice life!